A distanza di quasi un anno dalla sua tragica morte, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare la sua figura e il suo impegno in favore dei più deboli. Alla memoria di Rita Fossaceca, la dottoressa di Trivento assassinata in Kenya nel corso di una rapina, il Capo dello Stato ha consegnato ai familiari la medaglia d'oro al valore civile. Medico di elevate qualità umane, si dedicava con instancabile e appassionato impegno ad iniziative di promozione umana e assistenza sanitaria a favore dei bambini orfani e dei cittadini del Kenya, barbaramente trucidato nel tentativo di difendere i genitori dalla violenza perpetrata da alcuni banditi introdottisi a scopo di rapina nell'abitazione in cui risiedeva con la famiglia, fulgido esempio degli alti ideali di generosità e solidarietà umana. È la motivazione per la quale Mattarella ha conferito il prestigioso riconoscimento a Rita Fossaceca, uccisa il 28 novembre dello scorso anno. La cerimonia è mattinata al Quirinale, presenti gli anziani genitori, alcuni parenti e il sindaco di Trivento, Domenico Santorelli. Un riconoscimento che racchiude un alto valore morale e civile per l'impegno che Rita metteva in campo quotidianamente, in particolare in favore dei più deboli, gli indifesi, gli emarginati. La dottoressa da Trivento si era trasferita a Novara, dove lavorava come radiologa in ospedale, ma appena aveva la possibilità si recava in Africa per occuparsi dei bambini ospiti di un orfanotrofio, un impegno il suo che durava da molti anni. L'Africa era diventata la sua seconda casa, dove era impegnata nella realizzazione di progetti per aiutare le popolazioni locali. È proprio in quella terra che tanto amava Rita ha trovato la morte. Il suo ricordo resterà vivo, le sue iniziative avviate in Africa andranno avanti e il modo migliore per ricordarla, hanno detto i suoi collaboratori.